Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto carino. Oggi utilizziamo GIMP, che è un programma di fotoritocco che è gratuito e libero, open source. Si può installare nella maggior parte delle piattaforme, cioè Windows, Linux e Apple. E quello che vogliamo fare è gestire, diciamo, degli oggetti 3D. Abbiamo questa specie di portaombrello, questo cubo, che è un'immagine 3D in PNG, ma ha uno sfondo, vedete, opaco bianco, e noi ci vogliamo mettere dentro questo ombrello, che è sempre un'immagine PNG, che però è stato costruito su uno sfondo trasparente, e questo lo notiamo perché c'è la presenza di questi quadratini grigio chiaro e grigio scuro. Allora, come si fa questa cosa qui? Allora, apriamo GIMP e apriamo come prima immagine ovviamente quella del portaombrelli verde. Ed eccola qua, facciamo un piccolo zoom, control, rotella del mouse, così la vedete anche a casa un pochino più grande. Adesso noi dobbiamo aprire la seconda immagine dell'ombrello come un secondo livello, quindi dobbiamo scegliere un'altra voce, file, apri come livelli. Questo ci consente di inserire un'intera immagine come un nuovo livello. Facciamo così, vediamo alla nostra destra nel pannello dei livelli che effettivamente abbiamo due livelli, solo che quello dell'ombrello è un pochino troppo grande. Togliamo l'occhietto, cosa possiamo fare? Andiamo nel menu livello, scegliamo la voce scala livello e gli diciamo non pixel, ma vediamo percentuale e gli diciamo 50% tab, ed ecco che così noi scaliamo l'intero livello, cioè l'immagine a tutti gli effetti al 50%. Facciamo scala. Ed ecco che finalmente il nostro ombrello è diventato più piccolo. Vogliamo anche un po' inclinarlo per dare un pochino di dinamismo a questa immagine. Scegliamo questo strumento qua, vedete che è lo strumento ruota, lo clicchiamo, clicchiamo sull'immagine da ruotare, abbiamo sempre questo livello dell'ombrello selezionato. Vedete, prendiamo il punto di rotazione, lo spostiamo in basso e poi sempre con il mouse possiamo spostare un pochino, ruotare l'ombrello così per dare un pochino più di dinamismo a questa immagine. Facciamo ruota. Adesso rimettiamo l'occhietto nel livello del cubo. Vedete che noi, anche se prendiamo lo strumento sposta, non è che possiamo spostare l'ombrello e metterlo dentro il cubo, non ha senso, non si può fare. E neanche operando all'interno del pannello livelli possiamo prendere il livello, metterlo sotto perché scompare, perché il livello cubo ha praticamente uno sfondo opaco, non c'è la trasparenza. Allora rimettiamolo sopra. Come si fa? Molto semplice, facciamo questo piccolo trucco, togliamo l'occhietto dall'ombrello. Allora facciamo così, scegliamo lo strumento selezione e selezioniamo questa parte anteriore, perché ci facciamo come una piccola fetta, no? La selezioniamo come un quadrato. Vediamo, non ci è venuta molto bene. Facciamo selezione niente, riprendiamola un pochino così. Ecco qua, noi selezioniamo questo quadrato qua, d'accordo? Tentiamo di prenderci un pochino a occhio. Ecco qua, poi andiamo nel menu selezione e diciamo che la selezione deve essere definita, cioè non ci deve essere nessun tipo di sfumatura, e poi diciamo che il rettangolo, anche questo, deve essere senza angoli, diciamo, arrotondati, quindi l'arrotondamento lo mettiamo a zero. Ed ecco che ci viene questa immagine. Selezioniamo il livello del cubo. A questo punto quello che possiamo fare è semplicemente andare nel menu modifica e fare taglia. Ed ecco che viene una fetta bianca perché ci fa vedere lo sfondo, perché questa è un'immagine opaca. Se noi per esempio rimettiamo adesso l'occhietto, vediamo che il nostro ombrello, selezioniamo l'ombrello, se lo spostiamo adesso lo possiamo spostare dove ci pare, d'accordo? Lo possiamo spostare, vogliamo dire così? Ecco, all'interno di questo livello, avendo selezionato per esempio il livello di ombrello, noi possiamo nuovamente fare modifica e possiamo fare incolla. Ed ecco che ci riviene messo praticamente sopra, viene rimesso sopra il quadratino, ed ecco che l'ombrello sembra essere caduto, finito dentro. Possiamo anche riselezionare, facciamo così, diamogli l'ancoraggio, vedete che c'è la selezione fluttuante, gli diamo l'ancoraggio, ed ecco che per esempio se togliamo la selezione, selezione non ce la fa togliere, facciamo così, ecco che vedete che l'ombrello sembra, con questo piccolo trucco, venuto all'interno del portaombrelli. Possiamo fare anche adesso, tasto destro, appiattisci immagine, per fare un'immagine sola se il fotoritocco è finito. Questa operazione è, diciamo, un'operazione demolitiva, non si può tornare indietro. Facciamo così, e poi dopo aver creato un'insola immagine con un solo livello, possiamo fare file, facciamo esporta come, e la chiamiamo questa volta ombrello nel portaombrello, sempre punto png, facciamo esporta,
Gli diciamo che non vogliamo nessun livello di compressione. Se non volete che vengano salvati dei metadata i vostri dati, togliete questa crocetta, si chiamano dati EXIF, facciamo esporta, andiamo a vedere come è venuto. Quindi noi avevamo questa immagine del cubo con uno sfondo opaco bianco, avevamo questa immagine dell'ombrello con lo sfondo trasparente, era troppo grande, con il nostro fotoritocco è venuto, vedete, un ombrello all'interno del portaombrello. Bene. Per il momento è tutto, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stata di vostra utilità. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.